mescolata, c'è della sabbia, sabbia di mare che ho lavato per togliere, giusto per togliere il sale. Solo che è rimasto tutto incastrato. Aspetta, usare una spatola. Qua c'è già della colla. E sabbia con collanti, con collanti acrilici. Sono troppo inquinato, comunque va bene. Divertente anche quando c'è il materiale, così più o meno c'è il materiale stesso che ti dà dei suggerimenti, no? Da come cade, dall'errore, dal cioè lui stesso magari ti fa dei cammini, ti fa dei suggerimenti. Adesso per esempio è troppo liquido. L'aspetto musicale mentre lavoro. Tantissimo. Questa secondo me è bellissima, perché c'è proprio qua, per esempio, la passione secondo San Giovanni di Bach, c'è proprio la spiritualità, no? Più alta di un Bach rispetto, non so, alla spiritualità africana, i ritmi, proprio bellissima. Molte volte aspetto che si asciughi, molte volte ci lavoro direttamente quando ancora non preso. La sua forma, a volte la storia, dipende, ogni oggetto c'è un po'. Per esempio questi due fossili qua li ho presi in America, sono dei fossili di un fiume, e in un negozio che vendeva solo robe di fossili, no? Però penso che ci siano anche qua, e mi ha colpito appunto il discorso del fossile, mi è piaciuto proprio anche come testura, come colore. Questo qua non toglie neanche. Tanto io curioso. Sì, beh. Mi che sei qua. Sì, prenditi una sedia. Mi è stato il tuo viaggio artistico, che cosa ha inciso di più? Nel mio viaggio artistico, ma è un po' una ricerca, no? Forse la
quella ricerca è un po' un guardarsi allo specchio, un po' conoscersi, penso. Ma che cosa è inciso? Di trasportare, di fermare, di... Il Messico con le sue magie? Beh, il Messico tantissimo. Il Messico proprio è stato proprio la mia culla, è stata proprio... Perché lì dove... Proprio dove ho cominciato a... Sì, a scoprire il vocabolario di questo mondo, di questo. È difficile fare un discorso coerente perché è un po' come l'evolversi di una persona quotidianamente, no? Io mi evolvo o involvo, dipende, attraverso questo proprio usare la materia, usare... Cioè ogni giorno è una scoperta nuova, ogni giorno è un passo nuovo, ogni giorno... E impari delle cose ogni giorno, in ogni gesto, in ogni cosa ci sono sempre delle situazioni nuove da imparare, da scoprire, è una scoperta continua, anche se a questo punto ti chiedi delle cose, no? Metti due pezzi di stoffa su un pezzo di legno e dici ok, no? adesso dove li facciamo andare? Già da qui per esempio parti, no? Una base che ti racconta delle cose, no? Quindi magari con i primi oggetti che hai sotto mano prendi, giochi, più o meno li fai coincidere e poi ti trovi davanti per esempio in questo caso questa situazione, due pezzi di tela, allora un pezzo di tela grezza, di tela di sacco e un pezzo di lino, quindi due tele con due cose completamente diverse, una personalità molto diversa, una grezza, rozza, grossa e l'altra molto sottile, molto fine, molto... Potrebbero essere due anime, giusto così, visto che siamo nell'argomento del pianeta. E si vogliono costruire delle ali per poter viaggiare qua da noi. Si materializzano per materializzarsi. Il materico. Sì, lì c'era appunto un colore diverso per ogni pianeta, no? E quindi sono stata molto rigorosa a cercare proprio veramente di utilizzare un colore, cioè fare una composizione di un solo colore, no? E quello sì mi ha portato ad avere una certa categoria, una certa rigorosità, no? E quindi mi ha anche messo tanti limiti, no? Da un certo punto di vista e tante scoperte, no? Perché scopri tutto quello che c'è all'interno di un colore che magari diversamente non avrei scoperto. Ho preso il giallo e il nero. Adesso. Cioè volevo un po' fare il fatto della dualità, delle due anime, della luce, della tenebra, un po' questa guerra qua. Fantastico come si trasforma, no? Vero? Anche gli stessi magari su un altro li utilizzi in modo di forma completamente diverso, magari in forma di natura, forma...